Daniele Sai è il nuovo presidente della provincia di Isernia e il sindaco di Agnone supera l'uscente Alfredo Ricci. Dopo Campobasso, dunque, il centrosinistra si afferma anche Isernia. In piazza Municipio a Campobasso è stata presentata la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Stamane il flash mob organizzato dal comune e dalla SEA. Inaugurato nel capoluogo Edu Community, un centro educativo per famiglie e minori nato per contrastare il disagio e promuovere l'inclusione sociale. In serie di vittoria preziosa del Campobasso sul Fossombrone, il Vasto Girardi spreca il doppio vantaggio e pareggia col Matese il Termoli sconfitto di misura dal Riccione. Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione quotidiana di TLT in apertura. La pagina sulla politica, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, e il nuovo presidente della provincia di Isernia. Un altro colpo alla coalizione di centrodestra che, pur esprimendo la maggioranza alla regione in numerosi comuni, non è stata in grado di riconfermare il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. Dopo il presidente della provincia di Campobasso, anche quella di Isernia ottiene un nuovo vertice. Alle elezioni per la guida dell'amministrazione provinciale è risultato vincente, infatti, il sindaco di Agnone, Daniele Saia. Ha ottenuto nel conteggio dei voti complessivi un numero significativo, 497,65 voti, superando di molto il candidato della coalizione del centrodestra, il presidente uscente sindaco di Venafro, Alfredo Ricci. Saia è stato scelto soprattutto dagli amministratori dei comuni più popolosi, quelli in cui voto vale di più nel conteggio definitivo. Alfredo Ricci ha incassato molto dai paesi con meno abitanti, 276 voti, mentre Saia da questi ne ha ottenuto soltanto 163. Nel suo comune Agnone, il sindaco Daniele Saia ha avuto dalla sua parte 10 amministratori contro i 3 del sindaco di Venafro, che al contrario è risultato il più votato nel suo comune e a Isernia con 27 voti contro 23. Naturalmente non è bastato questo risultato per ribaltare la scelta. La maggior parte dei 504 amministratori che avevano diritto al voto in rappresentanza dei 52 comuni della provincia hanno deciso che il presidente fosse una persona nuova, scegliendo il sindaco di Agnone, che negli ultimi tempi ha guadagnato le prime pagine della cronaca politica ed amministrativa, avendo candidato il suo Agnone a capitale della cultura e lavorato molto attraverso iniziative specifiche e significative per valorizzare la centralità nei rituali del fuoco e in sintonia con la fonderia Marinelli nella magnifica realtà della lavorazione delle campane. E ancora ore d'ansia per Nicola Armanetti, il 51enne di Campobasso, protagonista sabato di un grave incidente stradale in sella alla sua moto in via 24 Maggio. Le sue condizioni restano stazionarie ma critiche. L'uomo ha subito diverse lesioni ai reni, alla milza e due polmoni che hanno reso necessari alcuni interventi chirurgici, oltre a delle fratture del bacino, del femore e delle costole. Il 51enne controllato H24 dai medici e dagli infermieri della rianimazione al Cardarelli di Campobasso. E sempre a Campobasso la fontana di Piazza Vittorio Emanuele riempita di plastica per il flash mob organizzato dall'amministrazione comunale del capoluogo. L'iniziativa è servita a presentare il calendario degli eventi in programma per la settimana europea della riduzione dei rifiuti. Vediamo. La fontana di Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso questa mattina appare invasa di rifiuti. Questo è l'impatto visivo del flash mob organizzato dal Comune nell'ambito della Settimana Europea dei Rifiuti. L'idea di collocare la plastica nelle acque della fontana, simbolo della città, fa parte della campagna di sensibilizzazione sul tema, cominciata stamane. In occasione della Settimana Europea della Riduzione dei Rifiuti, l'amministrazione cittadina ha organizzato un calendario di eventi a tema, con un'attenzione particolare all'educazione dei giovani. Certamente la raccolta differenziata è un passo avanti verso la salvaguardia dell'ambiente, ma questo non basta. È necessario cambiare stile di vita, impegnandosi a produrre meno rifiuti.
È un'attività importantissima quella della SER, la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Comune di Campobasso, la nostra amministrazione aderisce ormai da sempre con un cartellone ricco di eventi e anche quest'anno che mette al centro la SER, mette al centro proprio il tema del packaging, quindi degli imballaggi derivanti dalle nostre scelte d'acquisto. Quello che vedete alle mie spalle è il flash mob che l'amministrazione ha voluto organizzare, una piccola provocazione riempiendo la nostra fontana di Piazza Vittorio Emanuele con la plastica derivante dalla raccolta differenziata. È un po' il senso che se noi perdiamo di vista i rifiuti prima o poi ci invadono e arrivano a casa nostra. Ecco perché abbiamo voluto portarli al centro della città, perché non basta tenerli lontani nell'impianto in discarica, i rifiuti ci avvolgono ormai le nostre vite dappertutto. Rifiuti che non nascono per caso, non piovono dal cielo, ma sono il frutto delle nostre abitudini, spesso cattive, e che dobbiamo necessariamente imparare a cambiare. Quindi la settimana per la riduzione dei rifiuti vuole proprio questo: prima la riduzione del rifiuto piuttosto che parlare successivamente di riciclo. La riduzione è la priorità assoluta e ce lo ricorda anche l'Unione Europea. I ragazzi sono sempre al centro di queste iniziative. Domani presso la scuola Iovine faremo un'iniziativa in collaborazione con l'associazione Plastic Free, sempre presso la Iovine. Nei giorni prossimi avvieremo una gara di riciclo attraverso un dispositivo mangiaplastica, e quindi i ragazzi potranno conferire raccogliendo dei punti per raggiungere dei premi che metteremo a disposizione della città. Poi altre iniziative: sabato ci sarà la mostra L'arte buttata via, stiamo raccogliendo da qualche tempo i quadri, le opere, le cornici che arrivano anche presso il centro di raccolto vicino ai Cassonetti, ne faremo una mostra e sabato pomeriggio addirittura un'asta pubblica per riassegnare queste opere e raccogliere dei piccoli fondi che metteremo per l'acquisto di piante per la nostra città. Conclusione domenica con il Campo Bazar, l'ormai tradizionale mercatino dell'usato presso il mercato coperto con un tema natalizio, quindi l'invito a tutti è di partecipare anche portando gli addobbi per l'albero di Natale per le nostre case, che di solito utilizziamo in grandi quantità a dicembre e poi a gennaio purtroppo finiscono spesso nelle pattumiere. Variazione al bilancio finanziario 2023-2025, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'istituzione dei parcheggi rosa e l'intitolazione del largo vittime del femminicidio sono gli argomenti di spessore di domani sera a Termoli in occasione del Consiglio Municipale a Palazzo Sant'Antonio in prima convocazione alle ore 19. Torniamo a Campobasso, inaugurazione ufficiale di un centro educativo per famiglie e minori, il percorso nato grazie ad Edu Community, un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed attuato dalla Cooperativa Sociale Sirio. Taglio del nastro a Campobasso per il centro educativo per le famiglie e i minori, una struttura che ha recuperato un ex asilo della zona del CEP Sud. Tutto nasce grazie al progetto Edu Community, che di fatto si prefigge di aumentare l'inclusione sociale dei minori presenti nel comune di Campobasso, seguendo soprattutto le scelte della prevenzione. Il progetto, finanziato dal Consiglio dei Ministri, è curato dalla Cooperativa Sociale Sirio, che ne è soggetto attuatore. Raggiungiamo due obiettivi con questo progetto. Intanto quello di riqualificare un luogo che da tanti anni risultava chiuso e che invece adesso diventa presidio importante per il quartiere. E in più, la cosa più importante, realizziamo un progetto che prende in carico le famiglie, perché è un progetto che ha l'ambizione non tanto o non solo di lavorare sui bambini, sui ragazzi, come diceva lei, disagiati, ma di lavorare con tutti, perché poi dobbiamo creare l'inclusione vera, ma soprattutto lavorare con le famiglie affinché ci sia sempre un'equipe di supporto a 360 gradi per sostenere la nostra comunità e per far sì che i ragazzi possano crescere in maniera serena e felice nella nostra città. È una struttura di cui si sentiva veramente il bisogno. Sono particolarmente fiero di quello che abbiamo ottenuto, una progettualità che ci consentirà di dare una risposta a tutte le situazioni di devianza che ci sono sul territorio, non solo residenzialità, che significa ospitare ragazzi che purtroppo per i quali è necessario appunto strapparli dalla situazione genitoriale per le difficoltà che possono essere violenze o d'altro, ma soprattutto attività di
prevenzione, con professionisti che interverranno per cercare di evitare situazioni estreme come appunto l'istituzionalizzazione. È una cosa che serviva moltissimo al territorio di Campobasso e non solo, perché arrivare appunto a questa situazione definitiva in cui togliamo i figli e le famiglie è una cosa che dobbiamo cercare di evitare, dobbiamo cercare di ristrutturare ciò che piano piano si è destrutturato nel tempo, rapporti e relazioni che vanno perdendosi. A Macchia di Isernia è stato inaugurato il museo a cielo aperto denominato Terra Cielo, uno spazio naturale per riqualificare l'area di colle della Duolfa realizzato dall'amministrazione comunale con la collocazione di opere d'arte contemporanea nel percorso naturalistico. Sindaco, un'idea incredibile in un posto particolarissimo. Cosa ha spinto l'amministrazione a creare Terra Cielo? Terra Cielo nasce da un'idea condivisa con l'associazione Smart di Isernia, che prevede la collocazione di opere d'arte all'interno di percorsi naturalistici che sono sul territorio comunale. L'idea di base è quella di valorizzare il nostro territorio attraverso le peculiarità proprie dei luoghi, quindi le caratteristiche dei luoghi, ma arricchirla con la collocazione di opere d'arte contemporanea. Per cui l'idea è quella di coniugare questi due mondi che spesso si trovano in contesti diversi in un unico contesto, sperando che ciò ci aiuti ovviamente ad intercettare flussi turistici di diverso tipo. Quindi avete coniugato l'arte con la natura. Esatto, partiamo da questo presupposto. Sono due ambiti, due sfere che secondo noi devono camminare di pari passo. È un progetto particolare, è un progetto anche molto avvincente perché ci pone davanti una serie di sfide da superare. Quella di oggi è la prima, abbiamo scelto di collocare un'opera ispirata al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto in un luogo che ha una sua storia. È un modo per testimoniare l'attenzione verso luoghi che magari in passato sono stati non troppo curati e la speranza è che da questo momento in poi ovviamente ci sia una maggiore attenzione sia nel rispetto dei luoghi che sono propri della collettività che dell'arte e della cultura in genere. Carmen D'Antonino, storica dell'arte, responsabile della parte critica di Terra Cielo. Allora Carmen, potresti spiegarci un po' cos'è il simbolo di Pistoletto, il Terzo Paradiso? Il simbolo di Pistoletto, l'infinito del Terzo Paradiso, è sicuramente un simbolo importante per la speranza, un simbolo per il nostro futuro, ma soprattutto ci sono queste due sfere che sono il primo mondo, è un mondo artificiale, e la seconda sfera invece che è un mondo naturale dove vanno a connettersi con una parte armonica di equilibrio tra la natura e l'uomo. Quindi c'è questo legame, questa profonda connessione tra la parte divina e la parte terrena, che poi è il nostro titolo Terra Cielo, il museo a cielo aperto, che vedrà una serie di installazioni, di opere, dove il tutto è molto interattivo. Quindi ci sarà un'immersione interattiva, una creazione sperimentale, ma soprattutto molto innovativa, dove non saremo di fronte a delle opere tradizionali, ma saremo di fronte ad una trasformazione dell'arte, del territorio, dove l'uomo sarà protagonista di questo grande evento. Ed è partita da Piazza Monumento a Termoli la manifestazione organizzata dall'ANPI per chiedere la pace in Medio Oriente, dove è in corso il conflitto tra lo Stato di Israele e il popolo palestinese. Cessate il fuoco in Medio Oriente è il nome della manifestazione organizzata a Termoli dall'ANPI per chiedere la pace e il dialogo civile tra lo Stato di Israele e il popolo palestinese, che sono coinvolti nel conflitto bellico. I rappresentanti dell'ANPI chiedono l'intervento delle istituzioni per fermare la violenza nei territori coinvolti. Ritenevamo di non poter rimanere in silenzio, sia a Campobasso che a Isernia c'è stato chi ha dato voce al dolore per quello che succede nella striscia di Gaza,
e noi siamo qui perché non potevamo continuare a rimanere a casa e a fare finta di niente, come purtroppo sta facendo buona parte del mondo politico mondiale, proprio delle organizzazioni. Solo l'ONU ha levato la sua voce per chiedere un cessate il fuoco, mentre gli stati mantengono posizioni più diciamo prudenti, ma di fronte a 12.000 morti in 40 giorni ininterrotti di bombardamenti indiscriminati su ospedali, scuole, mercati, noi abbiamo ritenuto di dover dire che qualcuno deve prendere parola per questo popolo che da 56 anni è sotto occupazione. Questo popolo a cui è stato sottratto tutto il territorio che gli accordi internazionali del 48 avevano garantito. Questo popolo che ora ha visto distrutta completamente qualunque possibilità di vita, di lavoro, di cure mediche. Noi chiediamo fortemente un cessate il fuoco immediato e che ci si sieda ai tavoli delle trattative per garantire però una pace che porti giustizia, perché la pace senza giustizia non è duratura. E a questo popolo deve essere consentito di vivere, così come deve essere consentito di vivere in sicurezza di Israele, ma questa che ci appare adesso veramente una crudeltà insensata, una vendetta, una volontà di sterminare, non la possiamo condividere. Il popolo palestinese non è Hamas, i bambini palestinesi non sono terroristi è una questione di umanità, l'abbiamo scritto nel primo comunicato, prendendo le parole di Vittorio Arrigoni. Restiamo umani ed è disumano quello che sta succedendo a Gaza. Per questo l'AMPI di Termoli, la sezione che si è costituita di recente, ha lanciato questo appello a cui hanno risposto diverse associazioni e gruppi civici, anche politici, rappresentati in Consiglio Comunale, e siamo qui semplicemente in pace per parlare di pace. La chiesa di San Martino a Castel Petroso ha ospitato la presentazione ufficiale di un volume di Vita Felice a Pinelli che vuole essere una guida artistica e culturale sulle opere del pittore molisano Amedeo Trivisonno, presenti in zona. Il pittore molisano Amedeo Trivisonno ha dipinto molte opere, commissionate soprattutto dai parroci della zona di Castel Petroso. Una concentrazione che è sicuramente significativa perché, oltre che a valorizzare numerosi luoghi di culto, propone una specie di itinerario artistico e culturale alla ricerca di uno dei massimi esponenti dell'arte del Novecento. Nella cornice della chiesa di San Martino, nel centro del paese, è stato presentato il lavoro di Vita Felice a Pinelli, Storia, Fede e Arte a Castel Petroso, un libro che di fatto diventa uno strumento per valorizzare questi che sono luoghi tra i più significativi del Molise. Castel Petroso, come detto dall'autrice, è il comune in cui è concentrato il maggior numero di opere del maestro Trivisonno, e avere a disposizione questa raccolta, questo libro che è stato sapientemente scritto dalla nostra concittadina Felicia Pinelli, per noi è un grande onore e inoltre rappresenta un importante strumento di cultura e di condivisione delle opere d'arte che qui a Castel Petroso sono conservate. Quindi l'amministrazione comunale è stata sin da subito molto fiera e ha accolto con grande passione questo suo lavoro, questa sua proposta di collaborazione, e quindi per noi sarà veramente un grande piacere riuscire a sostenerla ulteriormente per ogni sua iniziativa. Per me rappresenta proprio il culmine del mio lavoro svolto in 4 mesi. Sono molto emozionata perché io spero tantissimo che questo libro possa aiutare tutti. Cioè, io l'ho donato alla Proloco questo libro, perché voglio che attraverso la Proloco questo libro venga anche messo nelle scuole per far studiare i ragazzi, per fargli vedere le opere che ci sono. Ecco, qui ne abbiamo un esempio bellissimo. Tutti i quadri, 7 riquadri, 7 dolori della Madonna, e sono opere che sono degne di note, bisogna osservarle bene queste opere e tramandarle alle prossime generazioni.
Mercoledì 22 alla Camera di Commercio di Campobasso l'incontro sulle opportunità offerte dall'imprenditoria femminile, donne che fanno impresa in Molise, strumenti ed opportunità, l'evento riconosciuto come incontro formativo a partire dalle 10:15. In occasione della giornata della memoria delle vittime della strada, il presidente di Cultura e Solidarietà Aldo Di Giacomo si esprime in merito ai dati numerici più recenti riguardanti gli incidenti accaduti nel Molise. Se si vuole sfuggire alla semplice commemorazione delle vittime, commenta Di Giacomo, è necessario migliorare e riprogettare le strade al fine di renderle sicure, così come fondamentale incrementare i controlli. In tutto il Molise nel 2022 gli incidenti sono stati 442 con 14 vittime e 602 feriti. E proseguono le iniziative in vista della Settimana Nazionale della Violenza di Genere. Al dopolavoro ferroviario di Campobasso domenica 26 alle ore 18 lo spettacolo Violate, dedicato alle donne vittime di violenza. Adesso spazio alle nostre previsioni meteo prima della pagina sportiva. Metal Impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio Corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metal Impianti Boiano, info 0874 77 34 54. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Resiste l'alta pressione sul centro Italia con generali condizioni di bel tempo. Sul Molise le temperature di oggi sono previste dai 10 ai 18 gradi di Campobasso e per l'Abruzzo dalla minima di 5 gradi all'Aquila fino alla massima di 19 a Pescara. Ventilazione sud-occidentale, mossole adriatico centrale, cielo coperto dalla sera. Domattina sulle due regioni i valori climatici saranno sostanzialmente stazionari. Correnti di direzione variabile, cielo irregolarmente nuvoloso. Nel calcio di Serie D, raggruppamento F, si è disputato il 12° turno di andata. Andiamo a leggere i risultati maturati sui campi e la nuova classifica. Serie D, risultati. Atletico Ascoli Almafano 0-0, Termoli United Riccione 0-1, Campobasso Fosso Ombrone 2-1, Chieti San Benedettese 2-2, Matese Vasto Girardi 2-2, L'Aquila Vezzano 1-0, Real Monterotondo Notaresco 1-0, Roma City Tivoli 4-1, Vigor Senigallia Sora 1-1. San Benedettese a 26 punti, Chieti 23, Campobasso 22 punti, Avezzano e L'Aquila 21, Roma City 20, Vigor Senigallia 19, Fossombrone 18 punti, Notaresco 17, United Riccione 16, Sora e Real Monterotondo a 13, Atletico Ascoli Almafano a 12, Vasto Girardi e Matese a 11 punti, chiudono il Tivoli a 9 e il Termoli ad 8 punti. Nonostante l'inferiorità numerica, il Campobasso supera il Fossombrone per 2-1, una vittoria di gruppo per i ragazzi di Pergolizzi. Vediamo. Un Campobasso coriaceo vince la delicatissima sfida col Fossombrone nella 12ª giornata di campionato. Nella settimana più chiacchierata caratterizzata dall'addio di Corvino, i lupi fanno parlare il campo, il solito Nonni ed un euro gol di Rasi consegna a Nerosso-Blu il bottino pieno nonostante l'inferiorità numerica. Un generoso rigore finalizzato da Conti non basta ai marchigiani. Campobasso in campo col 3-5-2 dal primo minuto spiccano le titolarità di Serra e Rasi e un lupo subito arrembante dal piazzato calciato da Maldonado il primo squillo con la spizzata di Di Nardo, pallone a lato. Dunque la timida risposta di Battisti dopo pochi minuti, Esposito non è impeccabile ma risponde presente. Lancio illuminante di Maldonado, Di Nardo fa sportellate con la retroguardia marchigiana, si infila e lascia partire un destro potente ma scontato, sul suo palo non ha problemi Marcantognini.
Punizione da buona posizione per il Fossombrone destro a girare di Battisti che non trova lo specchio della porta. Lombari sfiora il gol poco dopo, ma il tocco sotto porta è vanificato dalla posizione regolare segnalata dall'assistente. Prima frazione che termina reti bianche. Nella seconda parte di gara cambia l'inerzia del match dal corner. Cioccolatino perfetto di Maldonado con Capitan Nonni che mette a segno un gol da attaccante vero. Al 63esimo il campo basso in vantaggio 1-0. Le cose sembrano sorridere per i ragazzi di Pergolizzi quando soltanto pochi minuti dopo il vantaggio arriva il doppio giallo con conseguente espulsione per Maldonado. I rossoblù restano in 10, un'inferiorità quasi ininfluente perché al 67esimo ci pensa Alessio Rasi ad inventarsi un eurogol. L'esterno ci crede fino in fondo, va a rubarsi il pallone dopo una breve falcata con un pallonetto, fulmina l'estremo difensore ospite, esplode l'Avicor e 2-0. Il Fossombrone ci prova con Fagotti che di testa trova sempre Esposito, poi i marchigiani trovano la rete. Un rigore alquanto generoso fischiato dal signor Mascolo di Castellammare di Stabia e finalizzato da Conti, ma è troppo tardi. Il Campobasso vince, convince e conquista 3 punti in attesa del recupero di mercoledì 22 a Vasto Girardi, che in caso di vittoria potrebbe proiettare i lupi al secondo posto a -1 dalla San Benedettese. Il Vasto Girardi in vantaggio di 2 reti in trasferta si fa raggiungere dal Matese sul finale di gara. Al Ferrante termina 2-2. Settimo punto nelle ultime 3 gare per il Vasto Girardi ad un passo dal colpaccio pesantissimo al Ferrante di Piedimonte Matese, ma ripreso sul finale dalla formazione campana in quello che era un sostanziale derby, considerando le tante sfide nell'eccellenza regionale prima ed in Serie D poi. Primi 30 minuti ad appannaggio dei giallocelesti altomolisani che creano di più e danno occasioni pericolose con Ceccuzzi, Fontana e Salatino a fronte di poche incursioni dei biancoverdi di casa. Al 40esimo passa in vantaggio il Vasto Girardi con una rete di Caon e pochi minuti dopo l'inizio della ripresa il raddoppio con Iacullo che sfrutta al meglio un assist di Ceccuzzi. Ma la gara tra i lupi matesini e di Molisani è ricca di sorprese e colpi di scena. Al 67esimo Passewe riporta in corsa la formazione di Corrado Urbano. 20 minuti più tardi il definitivo 2-2 con i locali che impattano con Russo. Il finale per cuori forti, ma il risultato non varia anche per il Vasto Girardi mercoledì. La prosecuzione dei circa 70 minuti da completare nella partita sospesa dell'undicesimo turno con il Campobasso al Ditella. Poi spazio per il 13esimo turno e la sfida con l'Atletico Ascoli. Un calcio di rigore a metà secondo tempo condanna il Termoli alla sconfitta tra le mura amiche dello stadio Cannarsa. Il Riccione passa per 1-0, vediamo. Piove sul bagnato in casa giallorossa. Arriva una nuova sconfitta interna, questa volta ad opera dello United Riccione. Di questo passo la salvezza diventa sempre più un'utopia per la formazione termolese. Termoli che arriva a questo incontro in campo con la consueta maglia a righe verticali giallorosse contro il Riccione in completa tenuta bianca, agli ordini del signor Kiron Noga di Tivoli. E per vedere una prima azione di gioco degna di questo nome bisogna aspettare 10 minuti ed è il Riccione a proporla, ma la conclusione dell'avanti bianco-azzurro è sicuramente da dimenticare. Mentre al 14esimo arriva una reazione termolese con una doppia occasione da gol per la formazione di Mister Carnevale. Una buona iniziativa giallorossa appunto con un'incursione delle sue di Hernandez in area di rigore, mentre arriva quasi a tubato col portiere tira una forte cannonata che si stampa sull'incrocio dei pali a portiere battuto, sfortunatissimo in questa occasione, ma l'azione prosegue e da lì arriva un pallone che prende il giovane Gabrielli che sempre in aria tira e palla che esce di pochissimo sul fondo. Si passa al 18esimo, Riccione che risponde e sfiora un gol davvero incredibile con Maio che ha lasciato colpevolmente solo in area piccola, riceve un traversone perfetto per la sua testa, colpisce quasi a botta sicura ma la palla sfiora di poco il palo di Lombardo alla sua sinistra. E poi siamo di colpo al 26esimo, clamoroso errore di Hernandez che poteva portare il Termoli in vantaggio. Si arriva al 39esimo, sciupa un'altra buona opportunità il Termoli con Maiorino che in aria da buona posizione spara purtroppo alto sulla traversa. Si va al riposo e siamo al secondo tempo. Il secondo tempo si apre con un'azione di Maio, sempre lui dal avanti riccionese, che manca una giocata
e grande opportunità per far del male al Termoli. Siamo adesso al 20° Lombardo Show, con due grosse parate, interventi davvero consecutivi, salva la propria porta da un gol che pareva cosa fatta, ma il gol è soltanto rimandato perché due minuti dopo arriva un calcio di rigore per un'ingenuità difensiva di Berscia, che atterra un attaccante bianco-azzurro. Sul dischetto va Napolitano e segna per l'1-0 del Riccione. Si va al 30°, c'è una bella incursione in aria da buona posizione, Barsci, sempre lui che aveva causato anche il calcio di rigore, conclude altissimo. Siamo invece adesso passati al 36°, il Termoli che ci prova ancora in aria, ma il portiere ospite non si fa sorprendere e para in tuffo a terra. E quindi è arrivato il momento del recupero, al 48°, ci riprova da fuori in aria il Termoli, pallone sul fondo. Non succede più nulla, il Riccione vince e dimostra di essere una squadra quadrata, messa bene in campo e con altre prospettive di classifica. Il Termoli in questo senso davvero deve meditare molto, perché anche oggi non è stata una prestazione all'altezza dei propositi di salvezza. Questo deve far riflettere non solo la squadra, non solo anche magari il tecnico, ma tutta la società, perché davvero di questo passo sicuramente non si vedrà il fondo del tunnel. Una giornata in meno invece nel calcio regionale di eccellenza e promozione, le grafiche aggiornate dei due gironi. 11ª giornata in eccellenza, Aurora Alto Casertano Olimpia Agnonese 2-1, Virtus Gioiese Sesto Campano 2-2, Campomarino Isernia San Leucio 2-3, Atletico San Pietro in Valle Ripali Mosani 0-2, Real Guglionesi Cliternina 3-1, Venafro Difesa Grande Termoli 2-0, Polisportiva Fortore Boiano 1-1, Turris Castel di Sangro 0-0, L'Aurora Alto Casertano sempre in testa a 33 punti, segue l'Isernia San Leucio 29, Castel di Sangro 20, Sesto Campano 18, Venafro e Ripali Mosani a 17 punti, Real Guglionesi e Fortore 16, Turris 14, Virtus Gioiese 12 punti, Olimpia Agnonese 11, San Pietro in Valle 10, Campomarino 9, Cliternina 8, chiudono Difesa Grande Termoli a 7 punti e il Boiano a 6. Passiamo al torneo di promozione. Esernia Fraterna Morcone 3-0, Forlum Baranello 0-1, Spinete Altilia Samnium 5-0, Bois Vairano Real Prata 5-0, Calena Atletico Torre Maggiore 1-4, Trivento Rocca Ravindola 1-0, Montenero Locomotive Rich 2-0, Chaminad Juvenes 1-1. La nuova classifica: Baranello 27 punti, Bois Vairano e Montenero 25, Esernia Fraterna 24, Locomotive Rich 23 punti, Atletico Torre Maggiore 20, Trivento 18, Spinete 16, Rocca Ravendola 15, Forlum 13, Juvenes 12, Chaminade del Real Prata 10 punti, Morcone 8, Calena 5, Altilia Samnium 0 punti. Pallacanestro femminile di Serie A1 per la Magnolia Campobasso, sfida sul parquet della prima della classe il Venezia. Vediamo com'è andata nella grafica e nella classifica generale. 8° turno d'andata nel campionato di A1 femminile di pallacanestro. Faenza Schio 55-82, San Martino di Lupari Battipaglia 85-70, Virtus Bologna Oxygen Roma 94-62, Pallacanestro Milano Dinamo Sassari 69-79, Brixia Brescia Ragusa 58-74, Venezia Magnolia Basket 74-51. La nuova classifica: in testa Venezia e Virtus Bologna 14 punti, Schio e San Martino di Lupari a 10, sesto San Giovanni e Magnoli a Campobasso 8 punti, Ragusa 6, Brixia Brescia, Faenza
e Dinamo Sassari a 4 punti, Oxygen Roma e Pallacanestro Milano a 2, chiude a 0 punti Battipaglia. Nel calcio a 5 di Serie A 2 Elite si è disputato nel fine settimana l'ottavo turno di andata, pesante sconfitta quella rimediata dalla CUS Molise in casa del Benevento. Leggiamo allora tutti i risultati di questa giornata. Calcio a 5 di A2, i risultati: Benevento CUS Molise 9-3, Lazio Sicurlube 6-0, Giovinazzo Itria 1-4, Manfredonia Roma 1-2, Città di Melilli Capurso 4-7, Cesena Canosa 5-1, ha riposato la Polisportiva Futura. La classifica: Manfredonia 18 punti, Benevento 17, Capurso 13, Città di Melilli ed Itria 12 punti, Lazio 11, Roma e Giovinazzo a 10 punti, Cesena e Sicurlube 9, Polisportiva Futura 7, Canosa 6, chiude il CUS Molise a 2 punti. E settima vittoria nel campionato di Serie B di pallavolo per il sestetto campobassano della Spike Devils, netto 3-0 sul piano di Sorrento e cammino da imbattuti nel girone H per i rossoblù del tecnico Mariano Maniscalco. Nel prossimo turno per la formazione del capoluogo la trasferta a Marino, squadra invischiata nella lotta per la salvezza. E questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.